Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come scaricare Hypercam. Dovete scrivere su Google Hypercam download oppure download Hypercam. Comunque scrive così: Hypercam download. Cliccate quello sempre evidenziato in viola, che è sempre quello. Aspettate un secondo. Vi aprirà Softonic e allora, questo sarà Hypercam 4. Quindi potete mettere la lingua italiana. Pure se c'è. Ragazzi, ovviamente io faccio sul alternative download. Vi farà il download. Io non lo faccio perché l'ho già fatto. Nulla. Quindi lasciamo stare. Ragazzi, si è impallato un secondo. Comunque, ragazzi, sarà il file. Sarà questo. Come ho fatto vedere prima. Lo so che questo video non l'ho potuto fare però con Hypercam, però ho dei problemi. Cioè, quando io faccio i video, io li faccio. Però non me li scarica. Cioè, non me li salva. Non me li salva e basta. Altrimenti a quest'ora l'avrei mandato con la webcam. Mi dispiace tanto, ragazzi. Però, per farla funzionare, l'aprite. Aspetta, ci vado un doppio clic. Se volete altri video fatti, molto probabilmente io farò tutti i giochi che voi volete che io faccia, li farò nella Wii. Quindi potete chiedere o giochi per la Wii, o per Nintendo, o per PC. Quindi non potete chiedermi PlayStation 3, 4, ma forse potete chiedermi anche l'Xbox 360, perché siamo vicini a Natale, quindi forse potrò ricevere l'Xbox. Comunque, allora, voi per registrare dovete, cioè, quando c'è questa alla X, voi dovete cliccarci e scomparirà la X. E qua, se cliccherete qui, infatti c'è scritto registra. Quindi basta che voi ci cliccate. Io ora non clicco perché non voglio registrare. Comunque, quando registrate qua potete sezionare. Qua ci sono le opzioni. Intanto partiamo da questo. Qua si aprirà questa cartella. Voi dovrete lasciare tutto com'è. Successo. Ah, boh. Comunque lasciate tutto com'è. E per registrare schizzate questa. Non mi compare, aspettate. Raga, ecco, vi dovrà comparire questo file, questa qua. Ragazzi, vi consiglio davvero una cosa. Questo, vedete come si muove la freccia? Si muove cioè non proprio allentatorissimo, però si muove un po' così, diciamo, un po' lenta. Ma comunque, ragazzi, se voi dovete fare dei tutorial con Hypercam, per esempio, come giocare a Minecraft gratis, io lo farò. Forse, ragazzi, lo farò, e come. Mi sa che lo farò in un prossimo video. Comunque, ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Tra un po', vi ricordo una cosa, forse dopo Natale non cercate più per i miei video JaguarSix76, ma dovete cercare, forse dovete cercare WeGamers. Tutto attaccato. E gamers con la GK, cioè GK. Gamers, Gamer. Wii Gamer, tutto attaccato.
Questo sarà il mio nuovo canale. Però per ora uso di più Jaguar 66 perché mi sta più strano. Cioè, mi sta più simpatico. Comunque, ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate mi piace. Lasciate mi piace. E niente, per bloccare i video dovete fare questo. Cliccare questo. Infatti c'è scritto... No, se ci rivado. C'è scritto... Sospendi registrazione, durata 1 minuto e 48, dimensione file 4,5 MB. Vabbè. E per chiuderlo dovete fare questo, per chiudere il video, per finire il video. Bene. Ragazzi, questo video con Hypercam, cioè non con la webcam, che cavolo è successo? Ragazzi, lasciate stare. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ricordatevi. Il file deve essere questo. All'inizio credo che sarà chiamato in un altro modo, ma io vi consiglio di chiamarlo semplicemente Hypercam 4. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video.